e Giovanardi ce la sta mettendo tutta, ora la scia favorevole, attacca, di nuovo chiude la traiettoria. E questo era il replay di prima e c'è stato un colpo più deciso, era veramente una battaglia formidabile, è passato in seconda posizione di traverso, di traverso deve correggere, grandissimo numero di Piedone Giovanardi, ma reagisce Carl, chiude ora all'interno, Piedone Giovanardi alla X, senza il paraurti posteriore, attacca di nuovo al ferro di cavallo, si inserisce dentro Wendlinger e ce la fa a recuperare il terzo posto, una fase eccezionale, il numerosissimo pubblico tutto in piedi, di nuovo attacco al ferro di cavallo, vedremo poi al replay questa fase splendida, la soggettiva in diretta ci mostra quello che vede Giovanardi nel lungo rettilineo e ora proverà l'attacco, prende la scia, il contatto è stato veramente molto duro, c'è stato il distacco del paraurti, dentro Giovanardi, dentro alla parabolica, chiude di nuovo Wendlinger, sportellata, i due stanno veramente facendo numeri da brivido e passa Piedone Giovanardi, è una fase incredibile, ora di nuovo di traverso, il pilota di Sassuolo sta facendo balzare in piedi tutto il pubblico e ora di nuovo traiettoria interna, arriva a ruote bloccate Carl, trova il varco, si inserisce, chiude, Piedone non ce la fa e di nuovo Wendlinger, ma è più veloce, botta di nuovo per Wendlinger contro Giovanardi che subisce questa tamponata dove l'austriaco si fa sentire all'attacco rude del grintosissimo portacolori della rossa Alfa Nordauto, grande fase di attacco con Giovanardi che ora ha piegato, sembra si è piegato la resistenza di Wendlinger.